Se volete acquistare crediti passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicura, affidabile e con il coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Markey dello staff di Nemalati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Maximin Form, trequartista dello Stoccarda, che si è guadagnato questa carta grazie al gol effettuato nell'ultima giornata di campionato contro l'Eintracht Francoforte. Questa carta presenta un 79 di velocità, 74 in tiro, 82 di passaggio, 83 di dribbling, 41 di difesa e 54 di fisico. Work rate alto medio, 5 stelle ski, 4 stelle piede debole. Le statistiche che spiccano sono l'86 di tiro a giro, 86 di precisione di punizioni, 83 di accelerazione e 87 di agilità. Partiamo dalla velocità: 79 come valore generale, diviso in un 83 di accelerazione e 74 di velocità scatto. Dalle statistiche, uno sicuramente può pensare che quel 74 di velocità, diciamo, è un contro. Invece, sia accelerazione che velocità scatto, in particolare l'accelerazione che è sicuramente un pro, mi sono piaciute, o meglio, non ho notato questo più 10, più che altro a 49 di forza fisica. Quindi lui parte molto bene, però dopo si fa recuperare facilmente, ma non a causa della velocità, per causa di questa forza fisica molto ma molto bassa. Poi il tiro. 74 sulla carta diviso in un 86 di tiro a giro, che mi è piaciuto molto, diciamo, come caratteristica, però non è inserita né tra i pro né tra i contro, perché insomma, mi è piaciuta come no, abbastanza bene, diciamo, non mi sembra quell'86 che presenta sulle caratteristiche. 76 di finalizzazione, che mi è piaciuta moltissimo. Infatti, per essere un trequartista, mi ha segnato moltissimi gol dentro l'area, ne ha sbagliati veramente, veramente pochi. 86 di precisione e punizioni, che sono fantastiche, tira delle ottime punizioni, ne ho fatte un paio, ma non mi sono entrate, sicuramente per demerito mio. 69 di long shot, che mi è sembrato sull'80 perché mi ha fatto due tiri fantastici da oltre 30 metri, molti tiri ha impegnato il portiere. Infatti, dopo aver visto quel 69, ci sono rimasto malissimo perché ho detto: come fa ad avere una caratteristica così bassa e tirare dei long shot così belli? Infatti, ho voluto inserire la tra i pro questa caratteristica. Ultima statistica che andiamo ad analizzare del tiro è il 74 di potenza tiro, che diciamo non mi ha fatto né caldo né freddo, o almeno Maxim ha una discreta potenza tiro in generale, ma nulla di che. Passiamo al passaggio, 82 come valore generale, che si divide in un 82 di cross, che sono buoni, diciamo, nella media, 80 di visione con 77, scusate, di passaggi lunghi e 84 di passaggi corti. Come potete vedere dalle clip, insomma, mi ho sbagliato pochissimi passaggi e sia lunghi che corti mi sono piaciuti, aiutato anche dalle 4 stelle piede debole che non mi hanno creato problemi a passare la palla né a tirare. Ultima statistica che analizziamo è l'83 di dribbling, che è il pro più grande di questo giocatore, anche perché ha 5 stelle skill, che sicuramente sono un pro. Aiutato anche dall'87 di agilità, infatti il binomio stelle skill agilità mi è piaciuto moltissimo, penso sia il suo proprio grande, insomma. Aiutato anche dall'82 di controllo palla, infatti la palla rimarrà sempre attaccata al suo piede. Bene ragazzi, la recensione è finita, riepiloghiamo pro e contro di questo giocatore, che come pro ho messo accelerazione, dribbling, le 5 stelle skill, il passaggio e il long shot, come contro la forza fisica. Il voto finale è un 8 perché Maxim mi è piaciuto tantissimo come trequartista. In una Bundesliga lo metterei tranquillamente. Costa pochissimo, solo 15.000 crediti. E ve lo consiglio. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Qui è tutto da Marche, bella!